Questo progetto vuole coinvolgere i giovani nella realizzazione di un prodotto artistico, che è un prodotto cinematografico, che abbia come finalità un messaggio che possa essere condiviso dagli altri giovani e che vede l'arte come un motore per la rivincita del territorio, e sarà infatti utilizzato in modo innovativo perché l'arte sarà quel mezzo attraverso il quale andare oltre una mentalità vendicativa, vendicatrice, che è quella che è alla base delle faide camorristiche, per appunto rivincere e ricombattere con l'arte, e per aiutare i giovani che sono soprattutto ai margini del territorio e dare loro quindi una rivincita attraverso un prodotto artistico che è appunto il cortometraggio. Dal primo giorno in cui questo assessorato si è insediato, alla fine di febbraio, si è voluto cercare di creare, con i fondi a disposizione tramite la 328 il 2011, un qualcosa che unisse tutta la città. Questo è il motivo per cui 22 idee progettuali sono state finanziate in maniera equidistribuita sulle 10 municipalità cittadine, e tutto quello che i ragazzi stanno facendo qui a Secondigliano, così come a Bagnoli, piuttosto che a Chiaia, piuttosto che al Vomero, piuttosto che a San Lorenzo, poi vedranno un momento finale nel quale questi ragazzi, che hanno spesso difficoltà a incontrarsi fra mondi diversi della città, potranno mettere insieme il valore portato dalle proprie iniziative e dal coinvolgimento dei giovani della città. Finirà il 28 di giugno con la manifestazione Il Clan degli Artisti, che per quest'anno sarà a gonfie vele, sarà nella villa comunale di Scampia, che è uno splendido luogo di questa città. E siccome proprio nelle periferie, a Scampia come qui, spesso i giovani non ci vanno perché non hanno motivi per andarci, perché non ci sono quegli attrattori di cui avrebbe bisogno un quartiere, noi vogliamo provare a creare questi attrattori, e questa è solamente una delle tante tappe con le quali vogliamo coinvolgere varie periferie della città di Napoli. Credo che sia anche importante l'incontro con culture, con subculture, che siano, come dire, da stimolo per superare degli steccati. Gli steccati tra quello che è il sottoproletariato e la cultura, tra i ragazzi e quelli che sanno, si incontrano. Questa è la scommessa che noi facciamo. Perché io credo che i ragazzi delle nostre periferie non possono essere relegati solo nelle periferie. Devono pensare che la città è patrimonio di tutti.